Benvenuti o bentornati sul canale. Oggi review, first impression per meglio dire, di un mascara chiacchieratissimo. Mi è arrivata a casa la box contenente il 5D Lash Pow, questo mascara di Makeup Revolution, super chiacchierato. Quando scorro la home di TikTok lo vedo veramente citato un sacco di volte. Mi è arrivata a casa appunto nella sua box in compagnia del suo predecessore, ossia il Lift and Define 5D Lash Extra Dimension Mascara. Questo anche lui, devo dire, cioè anche lui molto buono, perché l'ho già provato e lo uso spesso, ma adesso sono appunto molto curiosa di vedere questa novità, quindi se questo mascara è davvero così fantastico come dicono. Ho fatto un make up super veloce, nel senso che non ho nemmeno la base, ho messo un po' di correttore, fatto le sopracciglia, praticamente un po' di matita marrone sfumata e il casual nero all'interno dell'occhio, contouring e rossetto, nel senso non c'è una base e non ho neanche ombretti, ho proprio la matita così molto sfumata. Questo perché se io applico il mascara solo sull'occhio senza nient'altro, praticamente mi sporco sempre la rima, infraccigliare non si capisce niente, perché forse è la conformazione del mio occhio che me lo fa sporcare. Comunque, adesso sigla, perché andiamo ad applicarlo prima su un occhio poi sull'altro e a vedere il risultato, se è così... Allora, apriamolo, non l'ho mai aperto a questa chiusura, ragazzi, un pochino particolare, nel senso che sembra quasi che ci sia una molla. Sì, vedete? C'è quasi una molla e lo scovolino è gigantesco, è veramente bello grande, ma è di setole se non mi sto sbagliando, non vorrei toccarlo per non sporcarmi, ma a me sembra uno scovolino in setole, è gigantesco. Premetto che io di solito con questi scovolini non ci faccio subito amicizia, perché sono molto grandi e il mio occhio un po' piccolo e tendo a sporcarmi. Comunque, andiamo subito ad applicarlo su quest'occhio facendo una prima passata. Io ne faccio sempre tre, abbondo io col mascara, però facciamo una passata, vediamo la resa rispetto un occhio rispetto all'altro e poi ci andiamo pesanti con tre passate. Quindi adesso voi vedrete praticamente l'applicazione accelerata, perché non vi faccio stare lì per tutto il periodo in cui sto a lavorare. Però io per passata intendo che intingo una volta e lavoro, e quella per me è una passata, poi rintingo, rifaccio, quindi tre passate. Uno, due, tre, via! Questa è una passata. Faccio sempre l'occhio destro quando faccio questi test, perché lo scovolino è più ciccione, da questa parte è più stretto, quindi è il corretto modo di applicarlo. Se io lo applicassi da questa in questo modo sarei insomma brava, però non riesco e quindi lo applico anche da questa così, però in realtà utilizzo in questo modo la parte cicciona nella parte iniziale dell'occhio e la sottile nella parte finale, mentre il modo corretto è questo. L'effetto è veramente notevole, devo dire la verità, la differenza si vede tantissimo, guardate, cioè si vede proprio tanto, e aggrappa molto molto bene, quindi definisce anche molto bene. È un low cost, ragazze, quindi se troviamo dei mascara che performano veramente bene e costano poco, siamo tutte molto felici, e quindi noi andiamo a fare la seconda passata.
leggermente sporcata, poi vado a pulire. Seconda passata, sempre più soddisfatta. Adesso guarderò un po' verso il basso, in modo che voi possiate vedere, e un po' verso l'alto, sempre in modo che voi possiate vedere le ciglia. L'effetto è veramente bello e vedo che riesce a aggrappare bene le ciglia. Io non so, forse preferisco gli scovolini in setole a quelli di plastica, di silicone, perché mi sembra che la setola riesca a, essendo più ruvida come superficie, riesca ad aggrappare meglio le ciglia e a trattenerle. L'effetto è pazzesco, cioè questo occhio è completamente diverso dall'altro. Tutti abbiamo un occhio diverso, io ho anche la palpebra più cadente in quello sinistro, però cioè, il mascara ha fatto tanto rispetto all'inizio, quando ho aperto il video ed ero senza mascara. Terza passata. Molto bene, perché sono riuscita a fare tre passate senza che l'effetto diventasse brutto. Molti mascara non ce la fanno e alla terza passata iniziano a raggrumarsi, a diventare veramente osceni. Questo è proprio bello, cioè guardate che differenza tra un occhio e l'altro, cioè, quanto è più bello questo. Poi io metterò anche un filo qua sotto facendo molta attenzione. Di regola uso mascara diversi per fare questo lavoro, perché quando sono così grossi è un po' difficile manovrarli. Andiamo dall'altra. Allora, effetto finale, bello, 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 mi piace moltissimo. Sono molto soddisfatta. Un unico consiglio vi do: mentre parlavo con voi, facevo una passata e poi due chiacchierine, seconda passata, due chiacchierine, e quei pochi secondi bastavano per far diciamo riprendere il giusto lo strato che avevo messo, non fare in modo che fosse troppo liquido, e quindi permettere al secondo strato di posarsi meglio senza trascinarsi il primo. Qua non ho fatto la stessa cosa, perché ci sono andata subito appunto, e quindi devo dire che noto che con questa tecnica va meglio. Quindi io vi consiglio di fare una passata, due passate, tre passate, tre passate. In questo modo, secondo me, dovreste avere un risultato ottimale. Il mascara mi è piaciuto tanto, lo promuovo assolutamente per essere un low cost. Ma sapete che i mascara sul low cost se ne trovano, ecco, è un prodotto che anche i brand low cost riescono a far performare molto bene, insomma fanno un prodotto che performa molto bene. Questo lo trovo particolarmente degno di menzione, quindi vi lascio in info box il link al prodotto, perché magari non avete capito come si chiama, la mia pronuncia non l'avete visto bene, volete andare a vedere il costo o dove reperirlo, io in info box appunto vi lascio il link. Basta, questo è quanto. Io spero che questo tipo di video vi sia utile. Fatemi sapere se le quick review, le quick first impression, così un po' veloci, vi piacciono, sono utili, insomma vi danno un'idea del prodotto magari da poter utilizzare. Lo volevo fare anche con altri prodotti low cost che ho in una lista, però insomma vorrei avere il vostro parere in merito. Questo è quanto, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, buona serata se mi guardate di sera, o inizio di giornata se mi guardate di mattina. Ci vediamo domani con un nuovo video, vi mando un bacio, ma se il video vi è piaciuto ricordate che potete sostenere il canale iscrivendovi, attivando la campanella e lasciando il like al video. Ovviamente grazie per i vostri commenti, che sono sempre utili per dare dei contenuti al canale che siano in linea con i vostri gusti, per scambiarci informazioni, io con voi, voi con me, ma anche tra di voi. Quindi grazie, grazie, grazie a tutte le ragazze che commentano. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!